Erika Zini presenta Bookmania Estate. Interviste, anticipazioni e consigli di lettura per il tempo libero. Bookmania Estate, un'esclusiva di TV. Buonasera a tutti, bentornati all'appuntamento con i consigli di letture per l'estate. Proseguiamo il nostro viaggio, ormai ci mancano davvero solamente due appuntamenti e facciamo un viaggio in un futuro che non è troppo lontano, e lo facciamo insieme a Claudio Vergnani. Benvenuto con noi. Grazie Erika, ciao a tutti. Per parlarci del suo ultimo libro che è A volte si muore. Ecco qua, intanto vi facciamo vedere anche la copertina di Danwich Edizioni. Un libro davvero particolare, come ci hai abituato a leggere ultimamente in questo futuro non troppo lontano, non tanto diverso rispetto al nostro, ma che ha qualche piccolo problema. Innanzitutto io partirei da quello che è il titolo, che aveva spaventato molti dei tuoi lettori abituali, me inclusa, anche perché qui troviamo nuovamente due protagonisti già conosciuti in precedenza, sì, che sono Claudio e Vergi. A volte si muore, diciamo, però almeno possiamo dirlo, quello non tratta dei due protagonisti, perché io veramente mi ero molto spaventata appena ho letto il titolo, e subito dopo parlerà di altri argomenti di cui andiamo a sviscerare. Io però ci tengo a precisare una cosa all'inizio. Adesso, chi ti segue magari anche su Facebook sa che il titolo di questo romanzo aveva un'alternativa: A volte si muore, oppure era Il bisbiglio. Esatto. Il bisbiglio è un po' il protagonista velato, ma non tanto, di questo romanzo. Ci vuoi dire chi è o cos'è il bisbiglio? Il bisbiglio è, come dici tu, l'incubo che percorre tutto questo libro. In teoria, dico in teoria perché i protagonisti non saranno sicuri fino alla fine se questa figura del bisbiglio esiste veramente oppure no, ma si identifica o viene identificato dagli altri personaggi come una sorta di vendicatore solitario, una sorta di giustiziere della notte, per capirci, ma i cui scopi sono poco chiari, e ancora meno chiari sono i modi in cui sceglie le proprie vittime e il modo in cui dispensa la giustizia, che è assolutamente brutale. Questo per quello che riguarda, diciamo, il bisbiglio all'interno di questo libro. Il tema della giustizia, che è un po' quello che percorre tutto il libro e che è un tema che trovo che sia sempre stato attuale, naturalmente, la giustizia, sì, umana e come la legge prevede che venga dispensata, però a me pare che soprattutto oggi, che viviamo un'epoca di grandi cambiamenti, di reali grandi cambiamenti, non solo pratici ma anche morali, sia di particolare attualità, nel senso che se fino a 20 anni fa in Occidente il tema della giustizia poteva essere affrontato un pochino, come dire, a sentimento dall'uomo della strada, ossia, ok, trovo giusto che esista questa legge, trovo giusto che questo tipo di crimine venga punito in un certo modo, oppure no, non trovo giusto e penso che si dovrebbe cambiare. Adesso è un po' diverso, nel senso che la gente è portata a schierarsi in prima persona, per ora ancora non con effetti pratici, ma credo che sia una cosa che percepiamo, tempi un po' più cupi, tempi più difficili, tempi in cui anche la maggior parte delle persone come noi, voglio dire, persone assolutamente, sì, normali, comuni, hanno un pochino perso come dire, la direzione, la propria bussola, e navigano quindi a vista. Ora, navigare a vista è, se vogliamo, anche molto piacevole e divertente, ma è molto rischioso, soprattutto per quello che riguarda appunto il tema della giustizia. A me viene in mente questa cosa, per rispondere alla tua domanda. Mi viene in mente, in un breve saggio di Umberto Eco, quando lui si interrogava proprio su questi temi, cioè stabilito che
la giustizia umana è qualcosa di assolutamente imperfetto e che deve trovare, anche a seconda dei momenti, delle epoche o delle necessità, una propria strada, una propria coerenza, può capitare a volte, ed è accaduto, che ci si trovi di fronte a qualcosa che noi, in questo caso noi occidentali, riteniamo intollerabile. Come ci si comporta di fronte all'intollerabile se non è previsto dalla legge? Perché l'intollerabile per noi può essere qualcosa di assolutamente raccomandabile per chi lo pratica. Sì. Come si può approcciare questo tipo di problema? Come si può assistere a qualcosa che ci ripugna nel più profondo dell'anima, ma davanti al quale siamo impotenti? Ecco che qui, effettivamente, se non si sta attenti, può nascere, può crescere il germe del desiderio di farsi giustizia da soli. Eco dirà che per decidere cosa fare occorrerà ovviamente farlo con la collettività e assumendosi poi le responsabilità anche dei propri sbagli. E sembra che il bisbiglio di cui tu mi chiedevi abbia fatto proprio questa lezione, ma non sono sicuro che Eco approverebbe, diciamo, i modi in cui raddrizza determinate situazioni. Anche perché la giustizia in teoria dovrebbe, almeno secondo la nostra morale occidentale, far ravvedere chi compie atti intollerabili, mentre il bisbiglio non lascia mai una seconda possibilità. Ecco. Non ci crede, ecco, questo è importante, nel senso che Eco, io non so se ci credesse veramente o fingesse di crederci, a volte bisogna fingere di credere che qualche cosa sia possibile per percorrere quella strada, poi magari intimamente uno dice no, non serve, però bisogna fingere che sia così. Il bisbiglio fa quel passo in più, a un certo punto probabilmente si guarda allo specchio, sempre ammesso che esista, e decide che no, determinati sistemi hanno dimostrato solo che non possono funzionare, che le cose non cambiano e se cambiano cambiano in peggio, quindi l'intervento, se intervento c'è, deve essere radicale. Ecco, tra l'altro dicevi un romanzo la cui giustizia è il tema fondamentale, ma probabilmente anche i limiti sono sì. Uno dei temi di questo libro, i limiti, come dicevi tu, anche tra bene e male, perché oltre un certo limite il bene può diventare male, come succede anche in parte in questo romanzo, ma limite anche personale. I due protagonisti, Claudio e Vergi, sono già da diversi romanzi un po' al limite. Tant'è che c'è una riflessione anche di Claudio, uno dei due protagonisti, molto interessante da questo punto di vista, sull'essere in qualche modo sempre stato un po' al limite, un po' ai margini della società. Ai margini, esatto, della società. Una bellissima riflessione, tra l'altro, cupa ma veritiera fondamentalmente. E anche la realtà all'interno della quale si svolge questa storia è molto ai limiti, lo diciamo spesso, non è tanto distante da quello che è al momento, però c'è una fondamentale differenza, le distinzioni tra le classi sociali per esempio sono molto distanti, esistono le concimaie per esempio, dove sì. La maggior parte delle persone che sono nella soglia della povertà fanno i loro affari, diciamo così, però di contro ci sono anche ville extra lusso piene di comfort, piene di tutte le tecnologie migliori di cui ci si può avvalere adesso e anche in un futuro. Come nasce questa ambientazione? Come ti sei immaginato il futuro a breve? Ma come dicevi tu, sì, io mi limito a descrivere quello che vedo. Se, come in questo caso, l'ambientazione dei miei romanzi prevede un salto temporale, sia pure di pochi anni, perché io immagino che, per esempio, questo romanzo sia ambientato di qui a 5 anni, quindi non di qui a 500, ma di qui a 5 anni, quindi tutto sommato. Un tracollo veloce. È chiaro che il futuro banalmente non lo conosce nessuno, certo. Quindi e io sono il primo ad augurarmi che sia ben diverso da quello che io mi prefiguro. È chiaro che su certi aspetti io ho caricato, perché questo certo. Rimane in ogni caso un prodotto di intrattenimento ed è
per certi versi un noir, dico per certi versi perché poi mi piacerebbe un pochino parlare anche insomma delle radici di questo tipo di avventura per come descritta, degli stilemi e via dicendo. Però insomma voglio dire, guardandomi intorno, leggendo i giornali, parlando con la gente, ora mi pare che i presupposti perché di qui a 5 anni si finisca in una situazione diciamo quantomeno simile a questa ci siano tutti. Poi è vero che nella storia del mondo ci sono sempre stati alti e bassi e di solito fortunatamente quando si tocca un po' il fondo, comunque si arriva verso il fondo, poi c'è la risalita, quindi il mio non è un futuro assolutamente cupo a tutto tondo, è un momento della storia nostra in cui effettivamente le cose tendono a ripiegare su loro stesse e come la storia ci insegna, quando ripiegano su loro stesse generano paure, generano angosce e quindi generano anche il desiderio di rafforzare le consorterie. La consorteria può essere anche, non so, il fatto che le persone ambienti si stringono all'interno della loro cerchia, la classe media cerca semplicemente di rimanere a galla, come mi pare poi stia capitando, sì. E chi è allo sbando farà di necessità virtù in base alla propria coscienza, alle proprie possibilità, alle proprie necessità. Io credo che il mondo sia regolato non solo, ma essenzialmente dalla necessità. Se noi non avessimo da mangiare, la nostra necessità sarebbe trovare da mangiare a tutti i costi. Sì. Per esempio, ecco, quindi io descrivo un mondo che può sembrare per certi versi caricato, cioè tagliato con l'accetta in certe occasioni, ma questo è il mondo, se ci pensiamo, in cui noi stiamo vivendo. Poi è chiaro, possiamo avere la nostra visione delle cose, possiamo anche trovare delle eccezioni a quello che io sto dicendo, ma fondamentalmente il nostro è un mondo dove, non lo dico io, la forbice tra ricchi e poveri si sta allargando, la classe media in questo momento rischia di naufragare, la ricchezza in mano sempre a meno persone e chi sta male sopravvive come può in un contesto che sicuramente può diventare molto difficile. Nel romanzo io ho immaginato, come dire, questo tipo di background, ma ancora più articolato, più complesso e da un punto di vista proprio romanzesco anche un pochino più affascinante, anche nei suoi risvolti, diciamo, più crudi. Soprattutto nelle vesti dei due protagonisti che, come dicevamo anche poco fa, sono davvero al limite, sono attualmente anche senza casa, sì. Fondamentalmente perché sì, 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 Vergi, sì. Il protagonista, è stato buttato fuori dal comune perché la sua casa è diventata inagibile, tra parentesi una leggera critica anche verso le istituzioni che all'interno del tuo romanzo esistono, cioè esiste il comune, certo. Esiste la polizia, però forse ancor più di oggi rimane all'interno di certi schemi, non si espone più di tanto, non si interessa più di tanto di quello che i cittadini vivono, anche perché appunto Vergi è fuori casa fondamentalmente, ma non è che il comune si preoccupi di dargli un alloggio. Quindi sì, ci sono veramente tantissimi aspetti all'interno del libro di cui si potrebbe parlare, ma come dicevi tu è difficile classificarlo. Adesso è classificato come thriller, sì. In realtà ha componenti molto diverse all'interno, ha horror senz'altro, avventura, ha spunti di riflessione anche importanti. Io ho fatto tutta una serie di qua e quindi neanche tutti, ma altrimenti diventava tutto rosa e non è proprio il colore adatto. Però sarei curiosa di capire come nasce e come tu lo classificheresti, se è possibile dargli un'etichetta o più etichette. Quando io ho avuto l'idea intorno alla quale costruire poi la trama del romanzo, che fondamentalmente era poi appunto il tema della giustizia, ma non solo, giustizia grande e piccola, tu prima hai citato Vergi e il fatto che è stato impedito di rientrare a casa. Diciamo, spiego che Vergi non sta semplicemente in un appartamento così, in un condominio, lui stava in una vecchia casa che
essendo lui quello che ha lasciato andare in malora, era una villa, una villa anche di un certo pregio, dove però, per esempio, causa mancanza di fondi, non ha potuto essere ristrutturata, addirittura non c'è il gas, non c'è l'elettricità, sì. Quindi insomma è un tipo particolare anche per, come diciamo, l'amministrazione che io critico, e non certo. È nemmeno una persona con la quale sia facile, diciamo, contrattare. Sì. Poi è vero, sì, che io non sono tenero nei confronti, diciamo, di certi personaggi del comune, ma anche qui ho descritto poi delle esperienze che per certi versi sono reali, cioè non sono del tutto inventate. Per rispondere alla tua domanda, di solito io sono un lettore, tu Erika lo sai, onnivoro. Ho iniziato prestissimo a leggere e fortunatamente non ho mai smesso. E nella mia formazione, proprio come individuo, anche nei miei aspetti, diciamo, alcuni aspetti ancora un po' adolescenziali, infantili, questo tipo di letture rimangono. Tra i noir, i thriller, i gialli, i romanzi d'avventura, oltre che i classici che ho letto, ci sono stati anche dei romanzi, i cosiddetti romanzi d'appendice dell'inizio dell'Ottocento, soprattutto di autori francesi. Mi viene in mente, non so, tra i tanti, non so, Arsène Lupin, ecco, Arsène Lupin mi piaceva molto, ma mi è piaciuto anche Rocambole, Fantomas, ecco, insomma, questi personaggi. Quel tipo di romanzo, riletto oggi, appare ovviamente ingenuo, appare ingenuo per vari motivi, anche perché spesso le soluzioni erano ripetitive e dubbie da un punto di vista proprio del realismo. Però ancora oggi quel tipo di romanzo e anche quel tipo di film, perché ne sono stati tratti anche dei film notevoli, riuscivano in qualche modo a comunicare al lettore o allo spettatore un'atmosfera particolare che trovi solo lì, a mio parere. La domanda era possibile ricreare i giorni nostri realisticamente, senza che diventasse una specie di fumettone? Era possibile ricreare in modo realistico quel tipo di atmosfera, con quel tipo di intreccio, cioè un personaggio mascherato che riesce a fare tutta una serie di cose in questa atmosfera cupa? Ho pensato che fosse possibile e quindi mi sono messo a scrivere questa storia. Dico di più, sono anche soddisfatto, tu sai che io insomma non mi dichiaro mai molto soddisfatto, insomma quando va bene mi do un 7 più, quando proprio va bene. Sei cattivissimo. Diciamo che come lettore io dopo affronto quello che scrivo appunto da lettore insomma do un giudizio. Sono soddisfatto perché mi pare che di aver potuto ricreare bene una sorta di mix tra un certo tipo di stile di una volta, che poteva andare bene per quei tempi, ma neanche a farlo apposta, con quello che sta accadendo in questi tempi e con i miei personaggi. Quindi credo di essere stato anche fortunato, per come la vedo io, nell'essere riuscito insomma a creare una specie di alchimia che ha funzionato. Sì. Più per fortuna mi viene da dire che per... No, è chiaro che ci ho dovuto lavorare, ci mancherebbe, però insomma ho avuto anche fortuna nel trovare per esempio dei collegamenti tra un'epoca di un certo tipo, dove la giustizia era ancora ai primi rudimenti, se vogliamo, la giustizia sociale anche come la intendiamo noi oggi, e oggi che invece è molto più sfaccettata e decisamente più raffinata, ma che sta subendo una sorta di ripiegamento in se stessa, una sorta di sentimento di impotenza che coglie sia chi la amministra che chi la vede amministrare, cioè quindi ognuno di noi. Assolutamente sì, e devo dire ci sei riuscito in maniera estremamente efficace, e quindi assisteremo a queste vicende attraverso gli occhi di Vergì e Claudio, anche loro una volta al limite, ma
che sanno bene qual è la distinzione tra il giusto e lo sbagliato e quali sono anche i limiti, probabilmente. Loro sanno inconsapevolmente, io suppongo, però sono davvero gli opposti all'interno di questo romanzo che secondo me sono molto ben riusciti. E quindi io affiderei ai nostri telespettatori questa storia, perché non voglio svelare altro o rischieremo di perdere il bello di entrare in questo mondo. Chiaramente io consiglio tutti gli altri romanzi di Claudio, ne abbiamo già anche parlato, mi ha fatto l'onore e il piacere di venire ospite per parlarne anche in altre occasioni, quindi no, troveranno anche online. È un onore più grande per me, tengo sempre a precisare, no, sul serio, sono sempre mi molto fa felice di venire qui. Io però ho un'ultima domanda, anzi sarebbero veramente due, però... Non sapere dove ho comprato questa giacca. È bellissima, me lo dirai dopo in privato, ti ringrazio, non voglio che tutti lo sappiano. Cioè... Ci tenevo a presentarmi, insomma, come dire. Ci sei riuscito? Eh sì. Guarda, a tutti io domando due libri per i nostri telespettatori, due consigli da parte tua. Che cosa consiglieresti ai nostri telespettatori di leggere in quest'estate? E casualmente io con me due libri, proprio due, come non, servivano. Non è casuale. Non è casuale. Allora, non so se li vuoi... Abbasso un attimo, se vuoi farli vedere tu direttamente. Sì, allora, eccoli qua. Non sono due libri recenti, come si può vedere. Allora, il primo, Fruttero e Lucentini, due scrittori italiani, non so fino a che punto ricordati oggi, che hanno scritto quello che oggi probabilmente verrebbe definito un fantasy, ma all'epoca quando è uscito era un romanzo d'avventura, una storia d'amore molto bella, ambientata in una Venezia per una volta non troppo cartolinesca, non troppo turistica, e la protagonista è una donna. Che parla in prima persona, quindi sono due uomini, è abbastanza raro trovare non uno scrittore, ma due scrittori maschi che hanno come protagonista una donna. Dico fantasy perché poi in effetti conoscerà un uomo, anche qui non voglio fare spoiler, consiglio di leggerlo, a Venezia, un uomo molto affascinante, molto strano, ma non l'affascinante che noi pensiamo oggi, tant'è che uno che, non so, è dimesso, veste male, si vede che insomma è un poveraccio, ma nello stesso tempo ha delle qualità, delle caratteristiche particolari, secondo me molto bello. Questo invece è un libro di Forsythe, che probabilmente è conosciuto di più. Forsythe scrive bestseller da sempre, sembra che sia sempre esistito Forsythe, non mi ricordo neanche quanti anni abbia. A mio parere la cosa buona che lui ha è che si documenta molto, ha anche un passato per certi versi attinente a quello che lui scrive, il che non guasta tutto sommato, però insomma è una persona che tende a scrivere delle storie ben radicate in un contesto reale dove poi lui aggiunge i suoi personaggi. Dico solo due parole per spiegare il perché oggi mi è venuto da proporre questo tra tanti. È un romanzo dove il tema della giustizia, questo è il cardine, e ci sono diversi personaggi oltre a quello naturalmente principale. Si svolge in Germania nel 1964. Ognuno di questi personaggi davanti allo stesso tipo di problema, al medesimo problema, darà una lettura personale differente dalle altre della giustizia. Ognuno ha in mente come si potrebbero raddrizzare certi torti, neanche a farlo opposta non ce n'è uno che sia d'accordo con l'altro. E le cose, come sempre succede, non sono perfette e gli lieti fini sono cose insomma da telefilm. Molto interessanti, devo dire. Adesso ce li segniamo perché sono adattissimi anche al periodo estivo, dove si ha magari anche un po' più di tempo per riflettere e documentarsi, come dicevi tu, anche Dossier Odessa è basato su fatti reali. Sì, assolutamente. Abbastanza tosti, insomma. Sì. E niente, l'ultima domanda che ti voglio fare, giuro, dopo ti lascio andare, sono molto curiosa di sapere... su cosa stai lavorando? Lo so, abbiamo appena parlato di questo, ma come tutti i lettori ho già la curiosità di sapere, dopo non ci svelare troppo ovviamente, però sentiremo ancora
parlare di te presto? Ma io me l'auguro, spero proprio di sì. Sto scrivendo il seguito del romanzo, quindi l'ambientazione, il tema sarà differente, l'ambientazione comunque quella, i personaggi sono quelli con qualche ritorno dal passato di altri che sono comparsi in altre storie, in altri romanzi. Sarà un po' quello che viene definito un pastiche, nel senso che, come dicevo, da lettore mi piace sperimentare le mie capacità invece come, tra virgolette, autore nei vari campi. Poi l'ho scritto horror, l'ho scritto noir, ho scritto thriller, e adesso mi piacerebbe un pochino fare una sorta di pastiche con ambientazioni che siano abbastanza differenti ma che abbiano un filo conduttore, una loro armonia, un loro senso unico e finale che in qualche modo regga la storia e porti il lettore, insomma, a qualche riflessione finale. Bene, sei riuscita a incuriosirci ancora una volta. Grazie, intanto per questo libro, per essere venuto, ci fa sempre davvero tanto piacere. E noi aspetteremo con ansia anche il prossimo romanzo. Intanto noi a tutti i telespettatori consigliamo A volte si muore. Io consiglio anche i libri precedenti, però dico che in ogni caso, nonostante i personaggi siano ricorrenti e anche l'ambientazione, può essere letto comunque anche da chi non ha sentito ogni storia, in ogni caso, può essere letta separatamente. Lo dico non nella speranza di vendere, ma perché io per primo come lettore di solito tendo un po' a seccarmi se prendo un libro e poi mi richiede di dover per forza andare a scavare nel passato per capirsi qualche cosa. Allora, i personaggi sono quelli, sono già apparsi, ci sono già state delle trasformazioni, ma ogni libro in ogni caso può essere letto a sé. Esatto. A questo punto non mi resta che ringraziarti ancora una volta. Ringrazio i telespettatori e l'appuntamento è all'ultima puntata, quindi lunedì prossimo. Un saluto a tutti e buona settimana. Grazie a tutti. Erika Zini presenta Bookmania Estate. Interviste, anticipazioni e consigli di lettura per il tempo libero. Bookmania Estate, un'esclusiva di TV.